I rossoneri, amanti del calcio, un saluto da Luca Zed. Vai così! Siamo capaci anche di vincere in casa. Super, questa la posso togliere, tanto sono in mezzo al bosco, isolato. La faccio da qui perché sono senza macchina e sto andando a lavoro. Esatto, lavoro anche oggi. Lavoro più felice perché il Milan ha vinto 2-1. Comunque volevo fare un appello al Milan dicendogli di assolutamente di acquistare Scamacca, perché lui si è proposto al Milan, perché è un grandissimo attaccante e oggi ha dimostrato di saper segnare non solo di testa e di piede ma anche di schiena. Grandissimo Scamacca, uno di noi, super. A parte gli scherzi, ragazzi, cioè, non togliendo appunto niente a Scamacca, che rimane sempre un grande campione. Uno dei due gol l'ha fatto lui di schiena su un velo di Mandzukic che è subentrato a Leao. Bellissimo aver portato a casa i 3 punti, sono contentissimo. E rimaniamo saldamente al secondo posto. Prestazione che, come al solito, ci ha fatto soffrire nel finale. Ma insomma, va bene così. Il Genoa è una squadra messa bene in campo, tant'è vero che dopo 1-0 su un bellissimo gol di Rebic, hanno acciuffato il pareggio e quindi insomma ci ha dato un po' del filo da torcere e anche qualche pensiero, insomma. Che dire, sono contentissimo, è stata una bellissima partita, un po' sottotono direi, giocatori come Çalhanoğlu e giocatori come Bennacer, che ovviamente rientrando da un infortunio non è ancora al meglio. Papera di Donnarumma, che ha fatto sì che ci fossero 2 tiri dal limite, tutti e 2 salvati, uno da il grande muro danese e l'altro da Tomori, che insomma 2 salvataggi uno dietro l'altro che hanno salvato il risultato nel finale, che è stato un assedio da parte del Genoa. Cos'altro aggiungere? Direi che sono un po' di fiatone, non sono abituato a camminare. Cos'altro aggiungere? Tomori anche lui un errore sul pareggio del Genoa, ma ovviamente con questo salvataggio sulla linea si è fatto abbondantemente perdonare. E Leao anche lui è un po' sottotono, non mi è piaciuto molto, poco propositivo e un po' molle. Come diceva Pioli, non riusciamo bene a finalizzare il gioco negli ultimi 20 metri, in effetti anche in questa partita è andata così, ma poco importa perché 3 punti preziosissimi e poi la cosa importante è che insomma sono arrivati in casa a San Siro. Ragazzi, vi lascio, vado a lavorare, ci vediamo presto, sempre forza Milan, e ovviamente lasciate un commento, lasciate un like, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Ci vediamo presto, bella.